Buongiorno a tutti, ciao Euro. Allora, secondo me non c'è bisogno di diciamo, presentare Euro perfido chi è, però cioè, vorrei che tu lo facessi in poche parole. Chi sei? Chi sei? Cioè, sei nato in Francia 1972, bene, Esatto. ok, cioè hai cominciato a... cioè, a che età hai cominciato a utilizzare macchina fotografica? Ma piuttosto tardi, però sai, come tutte quelle cose che inizi tardi, c'è poi il vantaggio che inizi in età matura, per cui hai un po' le idee chiare su come funziona il lavoro, il tipo di sacrificio necessario per riuscire a ottenere dei risultati, per cui partire tardi non è sempre uno svantaggio. Avevo sì e no 28 anni, quindi grandicello. Un po' per mancanza proprio di focalizzazione nei confronti della fotografia. Nessuno in famiglia fotografava, mio padre non aveva la passione, mia madre neanche, non mi ero mai avvicinato a questo universo. Amavo molto però il mondo delle immagini in generale, in particolare l'illustrazione. Non sapevo disegnare, quindi vivevo una frustrazione, no? Perché volevo trovare un modo per esprimermi attraverso le immagini. Poi mi è capitato di assistere a un servizio fotografico di un fotomatore evoluto, cioè non un professionista, ma un fotomatore che comunque lo faceva da tanti anni con passione, con energia, e vedendolo lavorare avevo avuto l'impressione che le foto fossero bruttissime. Poi quando le ho viste stampate, era l'epoca della pellicola, sono rimasto folgorato, era un gran bel lavoro di ritratto. Infatti, pensa, quelle foto mi sono poi rimaste nella testa negli anni come una sorta di riferimento di quello che poteva essere una sorta di metafotografia, di metaritratto, e quindi per tanti anni sono state anche una sorta di obiettivo, cioè riuscire a fare delle foto come quel fotografo. Poi quando è capitato nel percorso, poi a quel punto uno si è dato anche degli obiettivi più importanti, però è stata una sorta di motivazione. Ho scoperto che con quella scatoletta si poteva costruire narrativa, si poteva documentare, si potevano raccontare sia gli altri, ma anche le proprie di storie, per cui da quel punto di vista è iniziato un percorso, diciamo, poi. Sì, in effetti questa è la domanda, no? Cioè, quale episodio era scatenante, no? Cioè, per farti decidere, no, io voglio vivere di fotografia, io voglio diventare Beh, quello è professore. stato uno step successivo, perché all'inizio era una passione, farlo diventare un lavoro è stata una presa di coscienza proporzionale anche a quelle che erano le opportunità che avevo a disposizione. È ovvio che quando una cosa l'ami in maniera ossessiva vuoi farla in continuazione e quindi doverla alternare a un altro mestiere era una complicazione emotiva, no? Passionale, per cui da quel punto di vista a un certo punto mi sono detto: beh, ma se voglio farlo tutti i giorni e in continuazione deve diventare il mio mestiere. E quindi anche lì ricalibrarsi, perché farlo per passione è una cosa, farlo per mestiere vuol dire anche doversi concentrare su cose che non sono solo la fotografia, ma tutto l'apparato di sostenibilità di questo Certo. lavoro, no? Per cui da Ma quel punto senti di un vista. po', cioè poi oggi, diciamo, sei diventato anche come oltre che fotografo, come anche imprenditore, Sì. ok? E che sta attorno a tutte le fotografie, post produzione, anche workshop ovviamente, no? O poi partecipi anche assiduamente anche della, non so, cioè il working photographer o cioè blog ad esempio. Cioè, tu sei, diciamo, poi adesso ho saputo questa linea B, Sì. ma cioè, tu sei, diciamo, sei partito come appassionato di fotografia, poi sei diventato fotografo, però oggi come oggi sei diventato diciamo, ma non dico imprenditore, e però stai aprendo occhio a 360 gradi. Sì, diciamo che diciamo, ogni fotografo che lo fa per mestiere è comunque un piccolo imprenditore. Diciamo che per Certo. certi versi ho sentito la necessità a un certo punto di fare anche delle esperienze differenti. Tu sai, dicono sempre concentrati su una cosa e falla bene, ed è giusto, non sono d'accordo che abbia senso. Però è anche vero che la vita è una, no? Per cui da quel punto di vista, se uno fa uno sforzo, perché ovvio poi devi sacrificare il tuo tempo e tutte le tue energie per fare tante cose e cercare di farle bene, però mi diverte e ho voglia di sperimentare anche in altri ambiti, per cui abbiamo Linea B, che è questa nuova serie di studi fotografici che ho aperto a Roma insieme ad altri soci, che è un'avventura nuova perché entriamo in un mercato che è quello dei servizi,
Certo. Quindi diventa il mio studio, ma anche uno studio. Per quanto riguarda servizi, tu fai già una stampa fine art e anche post produzione, anche, giusto? Sì, per la stampa, in realtà è uno dei soci è Octopus Studio, che proprio è entrato, quindi ha preso uno spazio all'interno di uno degli studi. Okay. Per quanto riguarda invece la post produzione, ho Storm, che è un collettivo che ho creato insieme a Fabio D'Impanaro e Antonella Catanese, questo 4 anni fa, e facciamo post produzione sia per Eolo per Fido Studio, quindi per le mie cose, che per una serie di clienti in tutto il mondo, perché sostanzialmente più all'estero che in Italia al momento, però insomma seguiamo, facciamo grafica 3D, compositing, color correction, preparazione alla stampa, insomma tutti quegli ambiti che hanno a che fare poi con la creazione e il finishing delle immagini. E ora hai preso anche un altro, diciamo, lavoro, cioè essere direttore artistico di una foto festival. Sì, di un festival. Questo Molichrome. Molichrome, esatto. Molichrome, che è un festival di fotografia che sarà in Molise dal 24 al 27 giugno. Non solo a Campobasso. Molise, ma come mai? Cioè, perché Molise? No? Cioè, se tu chiedi agli anziani, no? Cioè, la regione Molise, e loro dicono, beh, Molise, ma non esiste, no? Questo è un motivo, no? Guarda, il Molise per vari motivi. Il primo è perché in realtà anche io, come tante persone, un po' per ignoranza, non conoscevo bene la regione. Ho avuto però l'opportunità 2 anni fa, prima del Covid, di iniziare un lavoro per Fondazione Molise Cultura, sì, che è un bellissimo lavoro di documentazione delle eccellenze molisane, ovvero il Molise sta investendo su se stesso, sul proprio patrimonio, sulle proprie tradizioni. Sì. E quindi mi hanno chiesto, come autore, di fare un lavoro di documentazione. Lavoro che più o meno è arrivato a metà, poi il Covid lo ha interrotto, spero di riprenderlo l'anno prossimo. Però per me è stato un momento per conoscere il Molise, i molisani e tutte quelle attività culturali che nascono e crescono intorno alla fotografia. Da lì ho conosciuto un'associazione culturale che è Tecne, che è un gruppo di ragazzi meravigliosi che da anni, certo, lavorano duramente per portare eventi o per costruirne in loco di eventi fotografici, ma anche nell'ambito della cultura, del teatro e della poesia. E con loro abbiamo detto, perché non ci proviamo? Quindi abbiamo partecipato a un bando, lo abbiamo vinto sotto Covid e quindi abbiamo avuto oltretutto delle difficoltà non indifferenti per scegliere le date, che abbiamo spostato più volte e anche per organizzarlo. Non ti nascondo che sono molto soddisfatto per essere un primo festival organizzato in così poco, abbiamo un bel numero di ospiti e poi un festival internazionale, abbiamo fotografi che vengono da tutto il mondo, per cui... Certo. Abbiamo mostre, workshop, lecture di personalità del mondo della cultura fotografica, per cui insomma sarà un bel evento 24-27 giugno, Campobasso, ma anche Pietrabondante e Montagano, che sono due comuni che ci hanno dato l'opportunità di poter rendere il festival più distribuito sul territorio e anche di fare delle mostre ad hoc per territori che hanno delle caratteristiche particolari. Quindi è da 24 giugno? Dal 24 al 27 giugno c'è il festival, quindi sono i 3 giorni in cui diciamo, esatto, sì, saranno le lecture, i workshop, le mostre resteranno aperte più o meno fino a fine agosto. Ah, quindi 24 tra neanche 2 settimane. Adesso, guarda, stiamo lavorando questi giorni a finalizzare le ultime cose, avendo avuto pochissimo tempo, ti dico, è un'attività, grande rispetto per chi in Italia riesce a costruire questo tipo di eventi, perché alla fine gran parte del lavoro finisce sulle spalle delle singole persone che si prendono l'onere, ma anche noi i doveri di dover costruire poi questo tipo di contenuto, di situazioni. È ovvio, stiamo avendo un grande aiuto anche dal territorio, per fortuna il Molise ha risposto bene, sia dal punto di vista istituzionale, i comuni ci stanno aiutando moltissimo, ed essere un territorio, tra virgolette, piccolo interno come densità, questo aiuta, perché immagino in una grande città che complessità ci sarebbero state, e poi anche i privati che contenti di vedere poi delle realtà di qualità costruirsi intorno al loro territorio lo vedono come un investimento a medio e lungo termine, per cui abbiamo anche tutta una serie di realtà private che ci stanno aiutando, sia a livello finanziario che scambio merce, tutte quelle realtà che ti aiutano, tutte quelle situazioni che ti aiutano nella costruzione poi del tuo festival. Certo. Bene, allora mi puoi presentare alcuni fotografi magari della mostra fotografica? Sì. Intanto ci sarà anche la tua mostra fotografica o no? Sarebbe di cattivissimo gusto, è un'abitudine che non ho mai amato dei direttori artistici che sono i primi. Io vengo lì e spingo fotografi più giovani di me. Okay. Questo è quello che voglio fare. Se
ci sarà mai una mia mostra, non sarà certo in un evento che ho organizzato io, sarebbe veramente una cosa che trovo. Va bene. Allora, prima di tutto, allora, questo nome, no? Festival della fotografia nomade. Esatto, sì. Ma come mai l'hai utilizzato questa parola nomade? Guarda, l'ho utilizzato per due motivi. Il primo perché penso che ogni fotografo abbia uno sguardo nomade. Questo anche penso che un tentativo, ogni fotografo riconfigura e sposta in continuazione la sua attenzione, ma anche il suo punto di vista. Sì. È nomade per natura, deve avere un atteggiamento nomade nei confronti anche dei contenuti che sviluppa. E poi nomade perché il Molise è una terra di nomadi sia da un punto di vista di emigrazione, ma anche da un punto di vista proprio culturale, la terra dei tratturi e della transumanza, per cui mi sembrava interessante come tema di partenza per legarlo sia al territorio che legarlo anche alla fotografia. Certo. È stato il motivo. E da qui abbiamo fatto una ricerca di autori che avevano in maniera più o meno esplicita lavorato su questo tema, o ci si erano avvicinati come atteggiamento, come metodo, come attitudine. Sì. E la mostra più grande che abbiamo è di un fotografo canadese, Joy Lawrence, è una vera macchina da guerra, nel senso che è un ragazzo che ha 31 anni, a 31 anni sembra avere l'esperienza di un fotografo di ben più lunga, diciamo, ben più lunga esperienza, perché ha un modo di lavorare che fin da subito lo ha messo a confronto con sia il mercato, è ovvio il mercato statunitense e canadese è un mercato differente dal nostro, deve avere veramente un'attitudine, una capacità di innovare sia dal punto di vista di contenuti che anche di atteggiamento, che anche una gran voglia di metterti in gioco. Lui ha iniziato giovanissimo, io me lo ricordo, l'ho iniziato a seguire quando aveva forse neanche 18 anni, è figlio di fotografi e aveva iniziato come youtuber, quindi faceva i tutorial, sfide fotografiche, cose insomma da fotografo giovane che doveva ancora trovare una sua maturità. Poi è cresciuto molto in fretta, è diventato un bravissimo ritrattista e quindi ha attirato l'attenzione di riviste importanti, ma anche del mondo del cinema, ha fatto un sacco di poster per film americani piuttosto importanti, con attori, parliamo di De Niro, Christian Bale, per cui insomma parliamo di visi veramente insomma sulla cresta dell'onda, sì. Per poi sviluppare un grande amore per il viaggio e quindi spostare la sua attenzione dalla fotografia in studio alla fotografia di viaggio. Cioè, molto particolare perché normalmente YouTube non sviluppa oltre a quello che fanno normalmente, no? Cioè è molto particolare. Sì, ma io penso che sia un ragazzo estremamente curioso e che abbia voglia di fare tante cose e farle bene. Sì. Per cui, ad esempio, quando ha iniziato a viaggiare, se ci pensi, ha subito intrapreso intanto un lavoro sui nomadi della Terra e quindi ha iniziato a viaggiare andando nei quattro angoli del pianeta per documentare l'attitudine, la cultura e diciamo l'esistenza di popoli che stanno scomparendo, no? Ma ci sarà anche lui o fisicamente? No, lui sarà presente, l'abbiamo invitato e sarà dei nostri, verrà lui con... Verrà, cioè, quindi arriva? Sì, viene, sta arrivando a Roma questi giorni perché la sua compagna è etiope, che quindi deve fare 10 giorni, mentre lui viene dal Canada e diciamo, non deve fare la quarantena perché è vaccinato, la sua compagna viene da Addis Abeba, quindi sta arrivando adesso a Roma e poi lo portiamo a Campobasso. Ad esempio, ci sarà anche la conferenza sua? O... Sì, ci sarà una conferenza stampa il 24 mattina alle 11 con una presentazione alla stampa di tutte le mostre. Sì. E poi lui ci sarà invece a Campobasso. Sì, a Campobasso. Sì. A Campobasso. Ok. Sì. E, comunque dicevo, ha iniziato a viaggiare, ha fatto questo lavoro sui nomadi, ha fatto un lavoro incredibile sui guerriglieri curdi, è andato al confine tra Kurdistan e Iraq e ha fatto dei ritratti eccezionali dei guerriglieri, in particolare seguendo le guerrigliere curde, dei ritratti bellissimi. Io invito, poi magari faremo passare qualche foto. Sì, certo. E praticamente queste foto sono state talmente un modo nuovo di fare fotografia, di documentazione in un posto di guerra, per cui sono molto umani come ritratti, molto, oltretutto anche molto vicini a quello che era lo stile che lui aveva iniziato come ritrattista, e pensa che ha fatto anche una mostra sul fronte. Nel senso, per ringraziare questi guerriglieri ha fatto delle stampe enormi che sono state messe all'interno degli spazi che erano spazi di guerra. Addirittura. E questo lavoro è andato sulla BBC, ne ha parlato il New York Times.
Quando l'abbiamo contattato, abbiamo scoperto che il suo lavoro sui nomadi era gigantesco, era stato in Etiopia, Mongolia, India, Sud America, e a quel punto abbiamo detto, ok, proviamo a costruire insieme una selezione. Abbiamo 58 foto in formato molto grande in mostra, quindi un lavoro molto molto. Hai stampato tu? No, lo stanno stampando in Molise. Quando si fanno questo tipo di bandi dobbiamo ovviamente lavorare con fornitori del territorio. Per certo, giustamente. Però stiamo seguendo la stampa, che è fatta in maniera eccezionale. Proprio oggi mi sono arrivate le prove. Lui ci ha mandato delle prove di stampa dal Canada, sì. e le abbiamo date allo stampatore, che ha quindi una reference per poter poi cercare di replicare. Per quanto le prove di stampa sono sempre più piccoline, quando stampi più grandi sai bene che gli equilibri possono essere leggermente differenti, però sono soddisfatto del risultato. Sì, ok. Allora, poi passiamo a Giuseppe Nucci. Sì, Giuseppe Nucci l'abbiamo voluto, in realtà l'abbiamo voluto ancora prima di conoscerlo, nel senso che volevamo un molisano. Volevamo un molisano che avesse avuto, per certi versi, un riscontro anche internazionale. Questo è un ragazzo del classe 82, 39 anni, quindi anche lui giovanissimo, sì. Ha fatto dei lavori sul territorio, sul Molise, sui nomadi, sulla transumanza, che non hanno trovato riscontro in Italia, ma sono stati pubblicati da Stern, il New York Times, e un'enorme quantità di testate internazionali. Ah. Quando l'abbiamo scoperto abbiamo detto riportiamo in terra, nella sua terra, facciamo fare nella sua terra una mostra a un fotografo molisano. Lui era emozionatissimo perché, come puoi ben immaginare, fare una mostra nella propria casa, nella propria regione, dove poter invitare la propria famiglia, gli amici, e anche avere un riconoscimento dal proprio territorio. E lui farà due mostre. Farà Along the Schaefer Highways, che è proprio un lavoro sulla transumanza, sì, e sui tratturi, quindi su queste distese, di queste vie d'erba che si sono formate con il continuo passare delle pecore che venivano portate dalla zona nord del Molise verso l'Abruzzo fino al tavoliere delle Puglie. Sì. Ed è un lavoro di documentazione, sostanzialmente segue questi pastori e ne racconta le giornate con una visione estremamente contemporanea. È molto bello come lavoro. Sì. Il secondo lavoro, invece, che si chiama Dentro Terra, ed è una mostra diffusa. Esatto, sì, è una mostra che verrà stampata non su carta fine art, ma su carta un po' più povera, nel senso carta quella che si utilizza per fare i pannelli delle pubblicità stradali, però invaderemo il Pietra Abbondante, che è il paese che ci ha dato l'opportunità di poter utilizzare tutto. Bella, bella idea, questa è bella idea. Sì. A te piace questo tipo di idea, eh? No, è bello, perché poi ci sono persone che vivono lì, si vedranno stampate grandi attaccate ai muri, e quindi è la bellezza di street fotografa è anche questo, è anche condivisione con delle persone. Sì. E quindi stampare, anche stampa sulla fotocopia da appiccicare. Esatto, sì. È proprio così. Madonna, che bello, no? Cioè, è un cerchio, no? Si parte da loro e si ritorna a loro, che poi sono le persone, no? La materia prima con cui lavoriamo, per cui è bella questa cosa. Sì, perché poi, tu, no, nel cuore ce l'hai un street fotografa, a te piace come un nomade, no? Proprio vagabondare tutto il mondo e camminare, incontrare, chiacchierare, parlare, perché europerfido, per me, Euro, tu sei così, no? Nella mia mente così. Poi scopri che tu fai anche fine art, no? Qualcosa molto raffinatissima, va bene, ok. Però io, no, in realtà ti ho conosciuto così. Sì, sì. È un'attitudine, è un sentimento che si trasforma in fotografia, che parte proprio dalla voglia di incontrare gli altri, di viaggiare, di camminare. Poi sai, questo mi permette di ricollegarmi anche alla terza mostra che sarà al festival. Sì. E passa attraverso una partnership con il London Street Photography Festival. Sì. Esatto, sì. Ci danno la possibilità di esporre i vincitori del loro contest 2020, che sono delle foto incredibili che vengono da tutto il mondo. E sai perché? Proprio per quello che dicevi tu, noi abbiamo scelto di mettere la street in un festival che parla di nomadismo, perché secondo me il fotografo di strada è di base una sorta di nomade nella sua città. Certo. E la maggior parte dei fotografi di strada non hanno magari l'opportunità di viaggiare ed andare in altri posti, ma sviluppano i loro contenuti all'interno dei loro spazi, del loro quotidiano. E il loro viaggiare si manifesta proprio attraverso uno sguardo rinnovato, quasi vergine, con cui affrontano
la quotidianità con cui ci ripresentano, ci dimostrano quello che noi siamo abituati a vedere tutti i giorni con un occhio diverso, senza dover andare in terre lontane, no? Certo. Il loro viaggio è un viaggio fatto con gli occhi, fatto con la capacità di riconfigurare il quotidiano e di farcelo vedere con occhi diversi, ed è bellissimo. Io non sapevo, ma nel mondo ce n'è una quantità di gruppi di persone che appassionati di street photography, sì. Non so, in Australia, in Giappone, in Canada, cioè una, non so, in India, cioè ce ne sono una quantità di gruppi degli appassionati, no? Cioè anche fotografo stesso di professione che fa, va bene, cioè io faccio un lavoro, cioè faccio questo tipo di no? Cioè still life per ma io sono street photographer e che va avanti e sì. Sono anche in Italia anche, no? Io tantissimo, guarda, la fotografia di strada è intanto una, l'unica disciplina, penso, adesso non potrei sbagliarmi, però che in maniera, diciamo, così quasi istituzionale ha creato il concetto di collettivo, no? Se tu pensi a collettivi di fotografi, la maggior parte dei collettivi sono fotografi di strada. E quindi questa già è un'esperienza importante. È molto diffusa, a me piace molto la differenza, come l'ha definita McCarry, no? Lui l'ha definita la fotografia più pura che c'è. Perché se ci pensi, ti metti la macchina fotografica al collo, esci in strada senza un progetto, solo con la voglia di meravigliare e di farti meravigliare, certo. E cerchi di costruire qualche cosa con poco. La street è un lavoro proprio, è un tipo di fotografia che nel togliere, nel fare un lavoro di sintesi, però ti dà moltissimo, perché in quella sintesi si cerca di costruire un contenuto che può essere poetico, può essere drammatico, può essere un tentativo di documentare, un momento di vicinanza, insomma, la trovo una disciplina estremamente interessante, molto abbordabile, perché se ci pensi non devi avere uno studio, non devi avere un progetto, certo, puoi uscire in strada e semplicemente provare a costruire qualcosa che meravigli gli altri. E poi, no, pensa, cioè, questo festival, cioè, visitatori saranno street photographer. Speriamo. Perché, utilizzi macchina fotografica, utilizzi anche cellulare, cioè, non ha nessuna importanza, no? E che vada in Molise e a visitare queste mostre o partecipare, eccetera, ma che cioè, fotografi, cavolo, che bellissimo. Sì, e sicuramente lo faranno. Anzi, sarebbe bello anche ricevere poi magari queste foto e poter fare magari un lavoro collettivo. Certo. Noi stiamo già lavorando al festival del prossimo anno, perché dobbiamo ovviamente... Dai, addirittura! Eh sì, perché quest'anno è stata una gran sofferenza farlo in poco tempo, per cui siamo riusciti a fare un lavoro di cui siamo orgogliosi, te lo dico sinceramente. No, l'anno prossimo invitami, e che vengo anch'io. Cioè, faccio 500 chilometri, vengo a stare un paio di giorni con voi. Sì, ma non, poi dai, sarà bello stare insieme, bello scoprire il Molise, si mangia da Dio, come un po' in tutte le regioni italiane, però se uno non conosce il Molise, insomma... Io conosco un po' giù di Molise, un po' su di Molise, cavolo, e io Molise non sono mai stato, cioè proprio mai, e quindi sono molto, ma molto curioso anche. Io so, perché ho visto anche i libri, che alcuni miei amici che hanno fatto documentato anche il loro territorio e però cioè, guarda, sicuro che verrò a trovarvi e poi andiamo avanti velocemente e poi cosa c'è? Ah sì, cosa c'è? Mostre. Sì, diciamo che quindi abbiamo questa mostra di street photography, poi abbiamo tre lecture. Abbiamo una lecture di Augusto Pieroni, che è storico, critico, educatore nel campo della fotografia contemporanea, che ci farà ci racconterà come guardiamo le fotografie e crediamo di capirle. Sì. Quindi cercherà di destrutturare il modo in cui leggiamo la fotografia per darci l'opportunità di leggerla in maniera differente. È molto interessante. E sempre Augusto farà un workshop sulle sequenze fotografiche. Lui ha scritto un libro che forse è il libro più importante che abbiamo in Italia sulla costruzione del portfolio. Sì. Edito da, se non sbaglio, Postcard Edizioni. Sì. E quindi diciamo che per certi versi sia la lettura delle foto che la costruzione delle sequenze fotografiche chiudono un cerchio, diciamo, intorno a quello che è poi il momento forse più importante, no? che c'è nella fotografia, la fruizione, ma anche la costruzione delle sequenze, perché spesso poi i progetti sono fatti da più immagini e il modo in cui le metti una dopo l'altra ne va a definire la narrativa, la qualità e anche la fruibilità. Certo. Poi abbiamo Michele Smargiassi, che
lo conoscono tutti, gestisce il blog Fotografia, si occupa da 30 anni di fotografia e cultura visuale, che ci farà partecipi di un extract del libro che sta scrivendo, che si intitola Quanto sei lontano, amico. Esatto, ci racconterà di come la fotografia è fortemente legata alle storie dei migranti, dell'esilio, perché sono state raccontate, documentate, ma ci sono stati anche i fotografi che hanno fatto questo tipo di esperienza e attraverso la fotografia ce l'hanno raccontato. E c'è una bellissima frase che lui dice nel libro, che dice c'è una pianta che non ha radici, dice la pianta dei piedi, no? È bellissima. E quindi ci fortemente legato proprio al concetto di nomadismo. Quindi quando abbiamo saputo di questo libro è stato impossibile non invitarlo. Certo. Poi la terza lecture è Biba Giacchetti, Giacchetti. Curatrice, scrittrice, agente di fotografi, McCarry, Erwitt, insomma parliamo di gente che ha fatto la storia della fotografia, che ci farà uno speech su Tina Modotti. Madonna! Meraviglioso! Cioè, perché parlare di Tina Modotti è cioè, una cosa veramente interessante. Ma poi Biba ha fatto... Anche socialmente anche, no? Cioè, fondamentale. Cioè, punti di vista... Tina Modotti, e c'è tanto da scoprire, tanto da imparare, tanto da proprio, no, cioè, ammirare. Sì, sia dal punto di vista fotografico che anche di atteggiamento nei confronti della fotografia. Biba ha fatto un lavoro che dura da anni di ricerca, infatti è anche la curatrice della mostra che c'è adesso a Milano, al MUDEC, che si chiama Tina Modotti, Messico, Donne e Libertà. Esatto. E lo speech si chiamerà Tina Modotti, Arte, Vita e Libertà. Ci ha fatto una sorta di rilettura di parte del lavoro che ha fatto, in un'ottica anche di conoscere i viaggi che ha fatto Tina Modotti e tutte quelle, diciamo, quel modo di riconfigurare anche da parte sua un punto di vista per poterci raccontare questa esperienza meravigliosa che è stata la sua vita. Perché poi alla fine il contenuto del lavoro di Tina Modotti è Tina Modotti, per cui da quel punto di vista è estremamente interessante, molto. Bene. Insomma, è un festival piccolo, è la prima edizione, però abbiamo cercato in tutti i modi di renderlo interessante. Speriamo di avere tanto pubblico. Adesso, per fortuna, siamo in un periodo in cui si può uscire, si può stare un po' più vicino. Seguiamo tutte le norme Covid, le mostre è fondamentale prenotarsi, perché sennò non ti fanno entrare. Cercheremo di rendere di fare in modo che non ci sia una grande quantità di persone. Va prenotato anche da visita. Sì, abbiamo il forum sul sito molychrome.com. Ok. E vanno prenotate sia le lecture che le mostre. Il 90% dei contenuti è gratuito, solo la mostra principale di Nomad, c'è un piccolo biglietto di 6 euro se non sbaglio da pagare, e il workshop di Pieroni, gran parte è pagato dagli sponsor, c'è solo un piccolo gettone per fare anche un po' di selezione all'ingresso, quindi che viene solo persone che sono realmente interessate. Che bello, anche così è bellissimo, no? Cioè, e diventa molto facile anche per i giovani. Ma l'obiettivo è di avere tutto gratuito già nella prossima edizione. Ci proviamo. Sì, perché tanto la cultura è così, devono essere le istituzioni e i privati che hanno una visione che devono investire in questa cosa. Investire in cultura è sempre vincente. È ovvio che un'associazione culturale e io da solo non riusciremmo a portare autori dall'estero. Immaginati voli aerei, alberghi, le stampe... il trasporto, le assicurazioni, è uno sforzo incredibile, quindi se le istituzioni, in questo caso, ci hanno dato una mano, ci supportano, riusciamo a fare qualche cosa per il territorio. Pensa quanta gente verrà in Molise che non lo conosce, magari gli piacerà talmente tanto e deciderà di andarsi a vivere, di costruirsi una casa, di andarci in vacanza, di parlarne ad altre persone, e la cultura a questo serve, no? Certo. A far conoscere i posti e quindi, diciamo, da questo punto di vista... Allora, posto è sicuramente meraviglioso, no? Cioè, poi, densità di popolazione molto bassa, e c'è il mare, c'è il fiume, e c'è montagna, ma c'è di tutto alla fine. Sì. Ma infatti io vi ho fatto una battuta, voi in realtà non volete essere scoperti, perché siete in un piccolo paradiso, per cui volete rimanere in effetti. Però in realtà, sai, tutti questi posti poi necessitano di turismo, hanno bisogno di essere conosciuti, perché... e diventa una sorta di humus che poi fa crescere poi un po' tutto, no? Perché cresce l'indotto, cresce il lavoro, per cui è fondamentale. Però veramente è una regione che merita di essere scoperta. Bene, 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 bene. Allora, quest'anno no, ma l'anno prossimo noi ci vediamo. Sarà il nostro ospite. Basso. Vediamo l'ora di vederti con noi. Sì, assolutamente. E poi magari, cioè, no, così scopro che no, cioè, andremo in vacanza, cioè proprio fisso, potrebbe essere, perché il posto è bello. Lo so, sicuramente.
Bene, allora un grande in bocca al lupo, Euro. Grazie, grazie mille. Grazie a te. Veramente. Grazie a voi.